fatto della mancanza di maggioranza che tu stesso hai provocato, perché è giusto che tu ti assuma le tue responsabilità. Invece oggi ci troviamo quindi a modificare, quindi se non posso lasciarti in un trabaccio, devo purtroppo fare qualche osservazione, ma più di una, anche perché mi ritengo che il sindaco nel suo intervento di cognato ha toccato in maniera scaltra una serie di cose, come tendono nel degli altri. Voglio dare solo una cosa, visto che c'è il tipo da stadio che... Allora, sì, innanzitutto io ritengo che tu, se tu parli, diventi cieco, visto che un anno e mezzo fa l'allora capogruppo di maggioranza, la volontà di Romani, più volte ha fatto appello a evitare situazioni, diciamo, di contrasto, quindi dirimere le crisi, invece tu, a più amici, oltre al capogruppo, hai detto che non esiste proprio, non torno sui miei passi. Bene, questa irremovibilità, caro sindaco, che ti ha portato a questo atteggiamento, ad essere un po' più, ti boccia un bilancio. A noi piace affrontare le cose davanti ai nostri cittadini. Non ci piace procedere nottetempo presso aule oscure e buie e provocare dimissioni nascoste e sfiduciare i nostri sindaci. Queste cose appartengono ad altri, non appartengono a noi. A me appartiene confrontarci qui in sala consigliare e ribadire cose che tu hai omesso in maniera furba, come ho detto prima. Quando siamo arrivati qui in questa sala consigliare, eletti dal popolo sovrano di Casapulla, abbiamo trovato una città, Casapulla, che era la prima città nella classifica delle smart city della regione Campania, prima addirittura a Salerno, quindi prima in provincia di Salerno, per vivibilità e accessibilità di servizi. Una classifica che potete trovare tranquillamente, ci si dice, perché non è una cosa che ci inventiamo noi. Quindi una volta di prima in questi tempi, ovviamente tutto questo marasmo che il sito ci ha trovato, mi pare di averlo trovato, quindi potete informarvi sui siti internet. Inoltre abbiamo trovato delle casse comunali con un avanzo dell'amministrazione pari a 1.600.000 euro, la somma data da una somma liquida già presente, oltre a 900.000 euro della farmacia comunale per la concessione è stata impiegata una somma di cui ho fatto poc'anzi 5. 900 più 600 siamo 1.500.000. Oltre agli oneri, diciamo, recuperati dalla sentenza del Consiglio di Stato per quanto riguarda la vicenda Casapulla Unia Sola contro il QR Sud e SRL, siamo a circa 2 milioni di euro di somme da spendere. Io mi chiedo, caro sindaco, tu queste somme le avevi in cassa già il 27 maggio 2014, come mai siamo arrivati a 4 anni o solo a poter parlare, diciamo, di attività, quindi fare interventi, fare così e quant'altro? Queste cose potevano regolare nel giugno del 2014. E vi dico proprio un'altra cosa, quando l'anno scorso i due consiglieri che ti ho citato, per nome e sorto, ti hanno dato però se non hanno dato di possibilità, io al posto che mi sarei messo di buona vena già dal giorno dopo a far sì che questo documento che è stato fatto tra te e loro possa vedere la più compiuta e massima, diciamo, approvazione. E non ti consento di dire falsità in merito a Vallo Partumoselli, perché la zona Partumoselli, la zona di Abbaccaro, in quest'Aula ha avuto la massima condivisione da parte di tutti i consiglieri. E quando dici che c'è stato intervento di istruzione non è affatto vero, anche perché una capogruppo che è durata 20 minuti una volta e 20 minuti un'altra non penso possa aver annullato o rallentato tempi che riguardano mesi, visto che siamo da 4 anni e tu in questa carriera non hai fatto veramente nulla di rilevante. Quindi oggi non è quello di dire, perché sembrerebbe quasi come se siamo qui a fare un appello a chi è stato fatto, non è stato fatto. Il disavanzo che tu hai fatto nella situazione generale prima è un disavanzo che tutti quanti gli enti della provincia di Caserta, ma non solo, ovviamente è una dilazione fatta in 30 anni, 130.000 euro all'anno non sono nulla rispetto alle somme di bilancio di cui non possiamo parlare. Ma ti dirò di più. Non mi pare che un buon capitano di una squadra quattro anni di consigliatura ancora si mette a parlare del passato, perché davvero è da godarti, non da persone che vogliono portare avanti la barra dritta di un'amministrazione. Io ricordo che la vecchia amministrazione, quando in carica, subì due sentenze importanti, addirittura l'esproprio dell'istituto cesiano, 1.100.000 euro, e l'esproprio del capo fumante di 600.000 euro, 1.700.000 euro, diciamo, di somme da pagare in bonifici fatti ai due, diciamo, creditori. Ma nulla,
non è stato fatto nulla, c'è nessun tipo di accusa particolare, ho detto in quel giorno in aula, ma dopodiché ci si rimbocca le maniche e si andrà avanti, perché questo è quello che fa un buon capitano di una squadra, si rimbocca le maniche, dà forza ai propri consiglieri, ma la cosa più importante, dobbiamo ricordare, che non esiste un diritto inviolabile alla sindacatura, esistono piuttosto dei doveri che sono legati all'attività amministrativa, e il primo dovere della sindacatura è quello di tenere unita, compatta, la maggioranza che ti ha portato ad essere sindaco di Casapura. Tu di questa cosa te ne sei altamente fregato, non un termine anche un po' più basso, hai evitato di poter immaginare di recuperare, siamo cacciati fuori, siamo stati cacciati fuori nel dicembre, la ultima, del 2016, e quindi io ci sarebbero tante cose per ricacciare da lì, ma noi che siamo persone come? Aspettavo un po' di giorno. No, non lo so fare, pure adesso. Siamo visto che c'è il pubblico, siamo pronti a fare le persone. Siamo stati cacciati fuori per dire i motivi che ad oggi ancora di cui non sappiamo ancora notizie. C'è stato detto, i proprietari non possiamo dare più conto a questo gruppo, siete di troppo, non potete starci vicino, quindi abbiamo fatto da lì. Ma è un disegno ordito in maniera intelligente, perché partiva da lontano. Quindi io sindaco che sai, sono persona cristiana, credo che oggi in questa sede debba perdonarti una serie di cose, ma lo faccio con grande tranquillità. Ti perdono una serie di cose, ti perdono il fatto che dopo le elezioni amministrative tu cosa hai fatto? Mi hai lasciato solo un primo marzo, scusa, però, se poi siamo evitati di fare battute, ti prego, perché se no fermo, ti prego, perché poi quando diventiamo ridicoli. La campagna elettorale. Ma non mi vedrà sicuramente impegnato, fai sacerdo su questo, l'ho letto l'altra volta, mi sta preparando, quindi devo stare certo. Come? Per favore, però. Sì, scusate. Poi parliamo del discorso, quando diciamo finisce il consiglio umano, quindi questa notte si è andata subito dopo, non c'è alcun problema. Quindi caro sindaco, tu ci hai diciamo lasciato e abbandonato in tante occasioni. Quindi devo perdonarti il fatto che quando il 1 marzo 2015 c'erano le primarie, la tenuta del Torsolini, su questa la mano, mi lasciano solo nell'aula di via Vescovo Natale, via Fiume, lasciandomi all'eventuale diciamo, sconfitta situazione sapregante di nulla, dopo che tu eri qui a fare sindaco, grazie soprattutto al consenso di tanti amici che ti hanno lavorato, che tu sapevi benissimo l'impegno che hai preso con me. Ma ti immagino di più, così come quando hai deciso che dopo le elezioni regionali hai chiesto le dimissioni del tuo consigliere comunale, allora mio sindaco, e su questa cosa c'è altro da dire, perché tu per l'incarico di sindaco cosa hai fatto? Hai voluto che ci fossero delle messe scalze, delle richieste, quando mi aspettavo che tu sei stato il primo a dire Luigi, hai fatto il primo della lista, mi immagino che tu possa avere quantomeno questo tipo di conoscenza. Ma non aggiungo altro, perché davvero sembrerebbe quasi ammirare i presenti qui. Dovete sapere, cari cittadini, che io non ho alcun interesse a passare in minoranza, non avevo alcun interesse. Io avrei voluto con il sindaco fare 20-30 anni di amministrazione sul territorio in maniera pacifica, tranquilla, perché io non ho nulla contro il sindaco di Casapura, è mio cugino, è mio compagno di chiesa, non ho alcun tipo di problema a condividere con lui un percorso con siamo. Ma quando mi vedo messo alla porta, e mi vedo, ma non solo per questo, anche per chi viene lui da Pupavo ha giocato al ribasso e ha giocato a fare il passesse nei nostri quadri. Quindi questa cosa qui, la cosa più grave che ci possa essere, perché io tra l'altro qualche uno ha anche detto che lui ci posta facendo questo perché magari vuole fare lui il sindaco, vuole fare il sindaco al bar, non è così, ho ribadito l'altra volta che non c'è alcun interesse specifico a fare cose che già sono state fatte in passato da lui. Quindi questa cosa qui è un ulteriore elemento che voglio togliere e fugare da ogni tipo di dubbio o discussione. Quindi cari amici, ero il primo a credere in quel progetto. Oggi non ci sono vincitori, ci sono solo vinti. Stasera hanno vinto e sono state vinte le speranze di chi nel 2014 voleva che questo gruppo potesse essere in Casapura una grande risorsa. Io sono il primo ad essere deluso, il primo ad essere dispiaciuto per come è andata a finire. Non è colpa mia, io ho fatto di tutto il potere di avere in maggioranza, sono stato mortificato in due occasioni, solo alcune citate, sono veramente amareggiato per come sono stato messo alla porta e per l'entusiasmo che ho messo nel 2014 quando prima ho fatto sì che Saronni fosse capo sindaco e poi candidandomi alla lista in due
persona ho portato tutto quello che sapete alla sua elezione. Quindi io non sono colui che oggi viene a scrivere, io sono colui che è stato cacciato. E se poi l'opposizione, che ruolo è l'opposizione? Tu mi cacci e mi dici, io cosa devo fare? Io oltre ad aver fatto interrogazioni in materie sensibili e importanti, parliamo della provincia comunale, dove la nostra interrogazione Fortuna ha bloccato che ci fosse un'alienazione, un trasferimento che stava per essere fatto in maniera legittima, così come sulla zona del locale Poscia, un'attività chiusa ad oggi agli atti ma ancora aperta lì senza alcun motivo, così come ancora sui parcheggi sull'Appia, l'attività fatta dall'altra volta per quanto diciamo per il piano di parte pubblico, e ancora sulla lottizzazione Maiano Lenzi, dove ci sono 40 famiglie che purtroppo non avranno difficoltà ad avere la casa se non si fosse andata avanti con quella lottizzazione, non avessero noi, non avremmo fatto un tipo di interrogazione al riguardo. Quindi sono tante cose che devo dire, perché è giusto che oggi non si passi come vittima, ma i cittadini devono sapere perché siamo qui. Io non avevo alcun interesse a passare in minoranza, sono stato messo alla porta, mi sono detto caro Luigi, se stai andando in regione, benissimo, ora ti mettiti come consigliere comunale, chiedi all'assessore comunale di non fare assessore e forse potrà essere maggioranza. A me questi ricatti che sono stati succedi al sindaco non mi vanno giù, e sono disposto per la santa a fare un mondo pubblico ogni quando lo vorranno, quando lo vorrete, perché io sono qua, non avevo alcun interesse. Chiedo di sapere qual è l'interesse per il quale io oggi devo passare in mezzo. E come tutti ci sono dei pari che ci sono, guarda, e scusa dei miei limiti a tutti, sono totalmente limitata. Non capisco chi dirà di più, che in realtà, nonostante lo dice, io sono puntato sempre qui da chiunque, non me ne frega niente, veramente, non è più là. Però oggettivamente abbiamo parlato troppe volte, tante volte, ho detto anche prima. Io ripeto, sono limitata, sicuramente è colpa mia, però non capisco, continuo a non capire quali sono le realtà ricevute dall'uno e dall'altro. E soprattutto non comprendo, e questo non grazie adesso mi attaccherò, mi pare che non lo chiama, tutta questa autocomparazione adesso, tutti i risultati ottenuti, no? Guarda, che sono stati attaccati in comune. Se non dicevano così, non devono replicarle, non è che si dice delle cose assurde, bisogna replicarle, altrimenti che facciamo? Ci diamo tutte le cose, però qua non è così. Non stiamo qua facendo un simile, non stiamo facendo un prodotto commerciale, qua stiamo provando a fare politica, una cosa ben diversa. Quindi non so che non c'è. Il gruppo che non si fa lì, non mi accorgo. Mi sono assolutamente in politica, non c'è nulla. Casa. Io ancora non so il motivo per cui l'8 settembre 2016 il sindaco mi dice che non c'è più la volontà di poter assecondare un percorso comune su casa mia. L'8 settembre, c'è il messaggio che ce l'ho fatto, quindi questo è veramente utilizzato. Quindi l'8 settembre 2016, dopo che l'8 agosto ce l'avevamo visti e avevamo condiviso un percorso comune, l'8 settembre ci sono questo. Io non so quale quadro abbia potuto fare questo, ma sicuramente la santa posso dire una cosa. Che, e concludo perché davvero non è un'altra volta, perché già non c'è pagare il biglietto.